È una pagina importante quella di quest'oggi perché al momento noi abbiamo in Regione Calabria 10 istituti professionali con indirizzo socio-sanitario, ma che non danno alcuna qualifica, per cui i ragazzi al termine del percorso vengono equiparati ai ragazzi frequentanti qualsivoglia istituto della Regione Calabria. Noi, grazie all'assessore calabrese, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, abbiamo dato dignità agli studenti e quindi agli indirizzi socio-sanitari della Regione Calabria. Infatti, permetteremo attraverso un percorso integrato che andrà ad essere realizzato attraverso apposite convenzioni con gli enti professionali riconosciuti dalla Regione Calabria, permetteremo che i ragazzi riescano a conseguire la qualifica di OSS, per cui diamo dignità professionali a questi istituti, avviciniamo gli studenti al mondo del lavoro, perché i ragazzi, concluso il percorso quinquennale, attraverso un esame di qualifica, potranno direttamente avere la qualifica e immettersi nel mondo professionale, per cui anticipiamo, quello che è diciamo, un percorso che avrebbero dovuto fare dopo e diamo appunto dignità a quei percorsi. Per cui queste sono delle belle pagine professionali di Calabria. Protocollo è un'occasione importante, abbiamo lavorato con la vicepresidente Princi, prima in prima battuta per un primo accordo con DFP in generale e poi abbiamo quindi in seconda battuta visto questo protocollo d'intesa per le figure di operatore sociosanitario perché era un'occasione importante per la nostra regione per vari motivi. Uno perché ovviamente il momento storico richiede ovviamente delle figure che abbiano delle qualifiche particolari nel contesto appunto sociosanitario, mai come in questo periodo queste esigenze ovviamente sono in qualche modo evidenti e poi perché è anche un'occasione per dare ai nostri ragazzi degli strumenti in più per delle occasioni di lavoro. Ribadisco sempre che la scuola non è ovviamente un posto dove sforniamo lavoratori, la scuola è una realtà dove in qualche modo si danno ai ragazzi le competenze, le possibilità poi di inserirsi nel mondo del lavoro, ma in realtà appunto questa è un'occasione, appunto uno strumento in più che diamo ai nostri ragazzi per potersi inserire nel contesto lavorativo e sicuramente in un contesto che ha bisogno di lavoratori, quindi sicuramente un'occasione importante sia per le scuole per poter avere il riconoscimento dei crediti che poi consentiranno ai ragazzi di acquisire la qualifica di operatore sociosanitario e poi per una realtà in qualche modo che necessita di lavoratori, perché si tratta di ragazzi che acquisiranno una qualifica che poi permetterà loro di inserirsi nel contesto, diciamo, del sociosanitario per i bisogni primari delle persone e quindi in modo ampio, cioè diciamo, settore per gli anziani, come l'assistenza anche domestica o altre, diciamo, situazioni che comunque vedono sicuramente una esigenza in questo momento molto alta. Quindi è un'occasione importante per i ragazzi, per il territorio e per anche le possibilità della nostra regione di trattenere e di avere la possibilità di offrire posti di lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.